Uno degli argomenti che crea maggior diffusione di leggende metropolitane sul diritto d'autore è proprio quello del meccanismo di acquisizione del diritto, cioè come gli autori che hanno creato una delle opere dell'ingegno relative al mondo della letteratura, della musica, dell'arte figurativa, della fotografia e via dicendo, acquisiscono i diritti su queste loro creazioni. E ci risponde a questa domanda l'articolo 6 della nostra legge sul diritto d'autore, la legge 633 del 1941. Dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È una norma molto, molto sintetica, molto laconica, ma ci sta dicendo sostanzialmente che tutto nasce dall'atto creativo. Cioè a far nascere il diritto d'autore è la semplice creazione, è una nascita, come dire, automatica, un automatismo. Nel momento in cui l'autore ha creato la sua poesia, canzone, fotografia, e ovviamente questa canzone, fotografia, ha quel minimo di carattere creativo che è richiesto dall'articolo 1, allora automaticamente scatta la tutela, automaticamente l'ordinamento giuridico prevede che quell'opera sia tutelata da dei diritti. Quindi non c'è bisogno di, ad esempio, registrare l'opera alla SIAE, come spesso si pensa, o di depositarla, farsi un, che ne so, autoinviarsi una raccomandata con ricevuta di ritorno. Le leggende metropolitane su questo argomento sono tante. Quelle sono formalità che servono per al massimo dimostrare l'anteriorità temporale, lo vedremo in un'altra pillola. Però la nascita del diritto d'autore è strettamente legata alla creazione dell'opera.